dallo Juventus Stadium di Torino, la prima dei campioni d'Italia, Juventus Parma. Buonasera da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Ancora per Biabiani, che riesce a sovrapporre, pronto al traversone con l'esterno. Pabon anticipato all'ultimo istante. Occhio che anche Marrone ha un buon colpo di testa. Vucinic sopra la traversa. Il traversone per Vucinic, la palla ancora lì. Lichtsteiner, c'è un fallo del portiere. Calcio di rigore, l'ha dato il giudice di porta. Netto, è rigore e tocco netto. C'è. Vidal. La parata di Mirante, brutto rigore di Vidal. Vidal che finta il cross, poi grande palla dentro Vucinic, posizione regolare. C'era Marchisio in porta e Vucinic si fa respingere il tiro da Mirante. Uno contro uno di Asamoah, va via Asamoah, la mette dentro. E la Juventus passa in vantaggio con Lichtsteiner. Asamoah straordinario a saltare l'uomo, ha messo questa palla e Lichtsteiner non tagliato fuori, la spinge dentro facile facile. Pirlo passa, ma Mirante lo aspetta lì. Pirlo dice che la palla è entrata. Gol, gol. Ha dato gol. Andrea Pirlo, 2-0. Gol dato dal giudice di porta. Occhio contropiede, è partito Valdés. Posizione regolare, 3 contro 1. Valdés tiene palla, Valdés ancora in area di rigore. Valdés prova a farla passare, si divora un gol il Parma. Tutti sotto la doccia, Juventus batte Parma 2-0. Abbiamo vinto una partita molto importante perché all'inizio 3 punti per iniziare è molto bene per noi.